E qui abbiamo già in barca l'equipaggio del senior che va a del Cadimare che va a recuperare l'imbarcazione per poter iniziare il riscaldamento. Beh, insomma, dobbiamo dire veramente che c'è grande competizione, una compagine molto stretta dove tutti vogliono emergere, la distanza è poca, non c'è supremazia di nessuno. Altra imbarcazione dei senior che sta andando a prepararsi, un altro equipaggio dei senior, CRDD. E l'altro equipaggio del Marola che va alla grande competizione. La spiaggia è sempre gremita, sono circa le 6:15, 6:30, perciò c'è ancora tempo per poter fare un bel bagno. Gli scogli sono sempre più affollati. E ora la gara degli junior, ora ci prepariamo all'ultima gara in programma che partirà fra poco. E così poi chiuderemo la nostra giornata di canottaggio a sedile fisso nella zona di San Terenzo, però organizzata dalla Venere Azzurra. Bene, arrivo ufficiale dichiarato dalla giuria, primo Canaletto, secondo Fossamastra, terzo Porto Venere. L'abbiamo visto il Fossamastra che è uscito dopo quella tornata e in effetti è riuscito a portare a termine la gara nel miglior modo possibile, anche perché tutto sommato si è imposto e poteva anche, se voleva, con un po' di astuzia raggiungere il Canaletto. Ma quelle onde lì sono un po' così, ti fregano perché spingono e poi nel solito tempo ti tirano indietro, e se non riesci a passare il cavallo d'onda rimani trainato all'indietro. Bene, siamo a 10 minuti dalla partenza dell'ultima gara in programma. A molte barche che sono al lato della gara, nel campo gara, ad assistere a quello che è stato fino adesso le gare che si sono succedute. Tanto ricordiamo che le ragazze del Fossamastra hanno riconfermato la loro superiorità sul gruppo con una bella gara, malgrado un attacco subito all'inizio e del Cadimare e del CRDD, mentre invece nei ragazzi abbiamo visto la supremazia della borgata del Canaletto, che si riconferma ancora vincitori. E diciamo così che è la seconda volta, domenica ha fatto la prima, ha fatto la gara, oggi un'altra. E insomma, qui siamo tutti in attesa della terza gara in programma che fra un po' deve prendere il via. Abbiamo però l'assenza del Fezzano, perché c'è un po' di polemica per quanto riguarda determinate regole di cartellinamento e cose varie. Ora vedremo come le cose andranno messe in ordine, perché effettivamente ci sono delle situazioni che non possono continuare ad essere considerate così. Ci vuole una normativa e perciò si deve arrivare a dare un senso logico a chi lavora, a chi fa gare, a chi è lì a dare il proprio contributo e portare a termine una gara dopo l'altra. Azione della terza gara in programma, la gara dei senior 2000 metri, tre giri di bandierina, e vedremo sicuramente anche qui oggi, mancando la barca dei vincitori del Fezzano, ci sarà veramente una bagarre a raccogliere
come si suol dire, il traguardo e la vincita, ma è una vincita un po' amara, perché senza di loro la competizione scende di valore e di pregio. Non c'è valore se non c'è una imbarcazione, se non tutte le imbarcazioni siano al loro posto, e quella che è vincente dovrebbe essere presente insieme a noi. Comunque, questo è, non so il motivo perché è della loro mancanza, ma so più o meno quello che è accaduto durante la settimana. Sicuramente loro sapranno spiegare poi quello che è il fatto in relazione alla... Tanto vediamo una misurazione da parte della sagola, non so perché stanno facendo questa misurazione, poi glielo chiederemo. Comunque si attende questa prossima partenza, le barche si stanno avvicinando, abbiamo allora 12 barche in partenza, Tellaro e Venere Azzurra sono presenti, manca solo l'imbarcazione del Fezzano. Il numero 3 Fezzano è mancante dalla gara che andremo a vedere fra poco. Stanno mettendo la sagola di partenza del Venere Azzurra, perché non era presente nella gara di prima. La giornata è stata abbastanza ottima, le meteo marine non sono proprio perfette perché l'onda è abbastanza fastidiosa, poi qualche onda di imbarcazione, di transito, amplifica le onde già esistenti, e abbiamo visto qualche imbarcazione che ha avuto dei problemi entrando nel cavo d'onda e imbarcando anche acqua. Hanno imbarcato acqua anche le ragazze del Fossamastra che hanno vinto, perciò vuol dire che tutto sommato tutti erano sulla solita barca. Ringraziamo i ragazzi del Venere Azzurra che stanno facendo il guardianaggio intorno al campo di regata. Del Nevo continua a chiamare le imbarcazioni. I ragazzi del Venere Azzurro terminano gli ultimi aggiustamenti di bordo. E insomma, siamo al termine di una giornata faticosa, tanti ragazzi hanno preso parte a queste competizioni e a loro il merito di averci dato a noi la possibilità di godere anche di questa giornata sportiva. Il castello di San Terenzo dietro di noi, si è affievolito il sole, sono le 7 della sera, le 19. E le imbarcazioni stanno prendendo le sagole, si stanno allineando, siamo quasi pronti alla partenza, 2000 metri, 3 giri di bandierina e poi ritorneranno qua per tagliare il traguardo. Manca ancora, lo ridiciamo, manca il Fezzano, ragioni di cui conosciamo in parte. E comunque non so se sia lecito mancare per una ragione di questo tipo. Le imbarcazioni sono ancora un po' messe in maniera disordinata. Si tendono le cime. Pronti? Ed ecco, in questo momento è partita la gara dei 2000 e ora andremo al primo giro di bandierina. Gara valida.
Ora saliamo ai 500 metri. Il Tellaro ha già caricato per alzarsi al giro dei 500, una remata molto stretta. Venera Azzurra sta reggendo bene, è rimasto un po' arretrato insieme al San Terenzo che è dall'altra parte, e ora piano piano ci affiliamo sulle prime posizioni. Cadimare, Canaletto, Marola, li vediamo già improntare la loro gara. Ma io dico sempre che quando poi manca la imbarcazione che determina il passo, oggi è una gara un po' fasulla e lascia un po' il tempo che trova. Cadimare, Marola, Canaletto sono nelle prime posizioni. Cadimare, avendo vinto domenica nella terza posizione, ha avuto una buona carica di compensazione all'interno dell'imbarcazione. Canaletto lo vediamo dalla parte opposta che si è preparato ad allungare il tiro per arrivare alla boa dei 500. Vediamo cosa succede al giro dei 500. Il Marola e il Fossamassa sono ancora nelle retrovie, ma al giro dei 500 qualcosa si muoverà, perché questa selezione naturale mette a dura competizione tutti quanti. Mettiamo a fuoco i ragazzi di centro. Siamo sull'ordine della bandierina, aspettiamo che girino e poi seguiamo Canaletto, Cadimare, Canaletto, Cadimare. Gira il Canaletto, Fossamastra, Cadimare, Marola. Abbiamo visto girare tutti insieme ed ecco il gruppo che ha già fatto la selezione. Stiamo andando sulle prime posizioni, ora abbiamo l'onda che spinge e qui c'è tutta una macchinazione da parte del mare che bisogna capirla e sostenerla. Canaletto nella prima posizione, seguito dal Marola Fossamastra. Canaletto sta allungando sulla prima posizione, Marola riesce a ripartire e ora la spinta positiva, bisogna vedere se ritorna quando girano l'imbarcazione, tornerà ai 1500 metri, alla boa dei 1000 bisogna vedere come ci si presentano. In prima posizione ci vediamo il Canaletto, in seconda mi sembra che sia il Fossamastra, poi il Cadimare. Adesso lo attendiamo qua, tanto lo seguiamo da vicino. Canaletto, Cadimare, Canaletto, vediamo chi entra per primo in boa. Cadimare, Canaletto, Fossamastra. Canaletto è in boa in questo momento, entra il Fossamastra, entra il Cadimare, esce il Canaletto, rimane un po' sui remi il Fossamastra, quattro imbarcazioni all'uscita.
quattro imbarcazioni all'uscita. Canaletto in prima posizione, in seconda posizione c'è il Cadimare. Cadimare Fossamastra, Marola. Cadimare Fossamastra, Marola, Cadimare. Canaletto sta lavorando in maniera esagerata e ora sta spingendo il Cadimare in maniera... È in seconda posizione, sta uscendo il Marola che dal centro sta pompando. Marola allunga, sta cercando di andare a prendere il canaletto. Marola sta prendendo il canaletto, lo vediamo, aumenta piano piano. Esce fuori dalla griglia, Marola si sta testando nel passo, Canaletto è in seconda posizione, da questa posizione come lo vedo io, però adesso entriamo in bandierina e vediamo subito cosa è successo dai 1000 ai 1500, che il Marola sta lavorando in maniera determinante, c'è ancora il Fossamastra, è rimasto in quarta posizione, vediamo anche il Fossamastra un po' a rilento e qua c'è il Marola che francamente sta cercando di lottare per entrare nella bandierina prima degli altri e poi uscire a testa alta e portare a termine questo percorso. Ha già dato un'imbarcazione a tutti quanti, perciò penso che abbia già fatto qualcosa di particolare. Una grande galoppata per arrivare alla boa dei 1500. Questi ragazzi se la stanno mettendo tutta e lavorano con grande grinta. Li vediamo francamente lavorare in maniera eccezionale. In maniera eccezionale si stanno preparando a girare la boa il Marola e il Canaletto. Marola, Canaletto, Marola, Canaletto, Marola, Canaletto, Marola, Canaletto, Marola, Canaletto. Marola è sempre in prima posizione. E ora la discesa sarà sul cavallo d'onda, vediamo come riuscirà a reagire il Marola. Venera Azzurra sta andando in questo momento a girare i 1500 e ora vediamo i ragazzi del Marola con il canaletto come se la misureranno, perché Marola, Canaletto, Fossamastra, Marola, Canaletto, Fossamastra, sono tutti tre. Marola, Canaletto, Fossamastra, il Cadimare è rimasto indietro, Canaletto ha ripreso la prima posizione, vediamo se Marola, Canaletto, Marola, Canaletto, Marola, Fossamastra, Canaletto, Marola, Fossamastra. È quello che adesso stiamo accompagnando alla boa dei 2000 e qui termina la grande gara dei senior, una gara senza i vincitori, senza gli invincibili, e il Canaletto è in seconda, è in prima posizione, in seconda posizione il Marola,
non è riuscito a mantenere il contatto che aveva recuperato e ora Canaletto entra in boa, vince il Canaletto, seconda posizione Marola, terza posizione, vediamo entrare il Fossa Mastra. Quarta posizione dovrebbe essere il Lerici. Quinta posizione il Cadimare, sesta posizione, settima posizione il CRDD, poi Mugiano, San Terenzo, no, Tellaro, San Terenzo. Era anche la Venere. E taglia anche la Venere. Termina così questa gara. Primo Canaletto, secondo Marola, terzo secondo Marola, terzo Fossa Mastra. È terminata la gara in questo momento, siamo veramente in momenti particolari. Molta fibrillazione nello spazio a mare di San Terenzo, sono state gare veramente tirate e l'unica mancanza era la mancanza del Fezzano, che non era presente nelle gare. Questo ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, comunque poi saranno loro a dover dimostrare il motivo. Ed ecco qua le loro coppe, quelle che porteranno a casa, chi se le guadagnate oggi con grande sudore. Sicuramente ognuno toccherà il proprio premio e se lo custodiranno così come sempre nelle teche o della società, o qualcuno l'avrà in posizione nella propria abitazione. Quarto posto per il Lerici con 11:31:63. Terzo classificato equipaggio del Fossa Mastra con 11:25. Terzo classificato. Terzo classificato l'equipaggio del Fossa Mastra, dei senior. 1, 2, 3. Siamo entrati nella categoria dei senior. Nova riceve la coppa dal sindaco. Terzo classificato il Fossa Mastra. Secondo classificato l'equipaggio del Marola con Marola, secondo posto. 23 secondi e 16. Secondo posto Marola, una bella gara, una gran bella gara, ma si suol dire che non si può dare adito a queste gare perché la posizione del tempo e dei luoghi non dà il solito merito agli equipaggi e questo è un po' un handicap. Oggi Paoletti ha veramente dato premi a tutti quanti con la borgata del Venera Azzurra. E ora la prima posizione. Vince l'equipaggio del Canaletto con 11 minuti 17 secondi e 91. 11, 17, 91. Stiamo, se dovessimo analizzare questo tempo, è quasi un tempo da gara, da palio. Però dobbiamo dire che oggi è mancato l'equipaggio del Fezzano e francamente ci è dispiaciuto per quanto è stato e francamente non ci ha reso, come si dice, la
chiamo a chiamare per la combinata il nostro sponsor della Metropol. La Metropol, uno sponsor che ha dato dal canaletto. Cosa massa vince il canaletto? La prima volta che vediamo che la combinata esce dalla esce dal Fossa Mastra e sale nel canaletto. Sante Renzo ha chiuso il suo lavoro, la spiaggia è vuota, gli ombrelloni sono stati tirati su. Ogni cosa è tornata al suo posto, domani si riaprirà con la grande giornata che continua e la vita continua sul mare. Una giornata insieme, grazie a tutti, da Armando, notte notte, un ciao.